Ciao ragazzi, oggi vi mostro come far tornare fragrante il pane che abbiamo scongelato. Allora, il pane per scongelarlo lo possiamo mettere o dalla sera prima, soprattutto in inverno, o anche in mattinata quando è estate, per farlo scongelare. A temperatura ambiente ritorna morbido, però se volete avere una crosta croccante che dura croccante anche il giorno dopo, andiamo a passarlo in forno. Vedete? Comunque andrebbe bene anche così, però a me piace averlo fragrante. Quindi 200 gradi, statico più ventilato per 10 minuti circa e il pane torna bello fragrante. Ed ecco pronto il pane, bello fragrante, sentite? È biscottato e ora lo possiamo andare a tagliare. Poi, se volete lo fate raffreddare un pochino, ma a noi quando è così piace anche caldo. Eccolo. Questo è il modo per far tornare il pane bello fragrante dopo che l'avete scongelato. Ricordatevi di mettere un like, ci vediamo alla prossima, ciao!